And all of a sudden everything just stopped. Inizia a sentire molto freddo. This is a fraud. Allora la situazione. The American public. Veramente. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Ma non perché frankly, we did win this election. So our goal now is to ensure the integrity. For the good of this nation, this is a very big moment. Però è interessante. This is a major fraud in our nation. We want Biden rilascia una conferenza stampa nella quale dice abbiate fede, vinciamo. Trump rilascia una conferenza stampa dove dice l'opposto, dice guardate che siete voi che ci state mettendo i bastoni tra le ruote, è ovvio che noi vinceremo e vinceremo anche con un larghissimo margine. Quindi vi faccio vedere quello che è Florida. We did win Florida. Non abbiamo vinto la Florida. We did win Florida by a lot. L'abbiamo vinta con un tantissimo margine. Ah, qui dice anche, adesso dice, andremo anche alla Corte Suprema, peraltro c'è il giudice che ha appena eletto. No, veramente, peggio mi sento. Comunque io, la Sky, ho cercato di fare anche un molto onesto, nel senso che comunque il secondo termine di Obama era tipo Trump fino al 2019 di Trump è andato ancora meglio, quindi va dato assolutamente a Cesare quello che dice. Adesso sta parlando Mike Pence, l'attuale vicepresidente degli Stati Uniti. La situazione è ancora diversa rispetto al primo aggiornamento che vi ho fatto. C'è tantissima incertezza, è probabile ci vorranno 2-3 giorni per contare tutti i voti, anche quelli trasmessi via posta, visto il Covid. Questo è vero, quindi i voti certi, il numero complessivo dei voti certi, dovremmo attendere un po' per averli, no? Però c'è anche da dire che la situazione si sta delineando in modo molto chiaro. I truly do believe, as you do, nei cosiddetti that we are on swing, the road to victory states, and we will make America great again. Pennsylvania, Florida, Arizona, Georgia, North Carolina, Iowa, Texas. Trump non solo alcuni li ha già vinti, ma inizia per vincere anche gli altri. Quindi la situazione è da Trump, cioè entrambi hanno dato delle conferenze stampa dove entrambi si autoproclamavano quasi vittoriosi. Però tra i due appiangono Trump ad autoproclamarsi in questa fase, perché sono le 8.32 secondo il commento che vi faccio. The president, dopo la nottata di lavoro, infatti io a questo punto non capisco più niente, devo dire che ho chiesto tanto a me stessa, mi sa che non ho più l'età, ho anche gli occhi abbastanza a parte. Ha più ragione, diciamo. Trump, al momento, to the music and the aura of a president in the east room of the White House, the stars and stripes flags. E cosa fa il mercato in tutto questo? Prima reagiscono benissimo, poi reagiscono male. Adesso i future che determinano quella che sarà l'apertura Wall Street, che sono di nuovo misti, prevale tantissimo la volatilità. E così sarà. Qui lo dico e qui non lo negherò mai, finché sapremo il nome del Presidente. Le borse sono volatili perché attendono certezza. Questa è la verità. Ricordatevi sempre, se andate a vedere il grafico dell'S&P 500, quello che ho utilizzato anche a Sky TG24, dai primissimi presidenti ad oggi, voi vedrete che l'S&P 500 sale. Il lungo termine ha sempre ricompensato gli investitori. Perché per i mercati non c'è repubblicano, democratico, questo o quell'altro, pecunia non ho letto il mercato. Se tu fai una cosa buona, il mercato non apprezza, puoi essere chi vuoi. Ok, teniamo un attimo questo come, insomma, insolato che è così. That's not how the bene, American direi election che vi saluto works. E you know, siamo alle forze, sarò un terzo aggiornamento. Lo stazionamento è quello che vi voglio vedere se c'erano. Key city for Democrats, particularly with African American voters.
We still got only about a quarter of the vote coming in there. Vedete, the rule was that if it's postmarked for election day, it can be counted up to 3 days thereafter. They knew that coming in, but now you hear the kind of narrative that he's going to be pushing, which is that these votes are illegitimate. Okay, guys, let's have a look. So for people waking up this morning, not really aware of what's happened overnight, let's have a look at the electoral map and give people an idea of the way it is looking. Talk us through this, Cordy. Abbracciamoci e facciamo affari. Really is a story of Donald Trump holding on to a lot of the states which we were told coming into this by the pollsters that Joe Biden had a significant lead on. You know, if you look at Texas, now that is reliably Republican. It's got big electoral college votes, and yet it was allegedly, you know, a toss-up state. It was within Democrats' reach. Well, that turned out not to be the case. You can see on the map there a lot of the southern states that we would expect to go to Republicans: Arkansas, Mississippi, Alabama, Tennessee, Louisiana. But more importantly, to the bottom right-hand of your screen, Florida. Now, Donald Trump scoring a very seismic, very important win there. It looks like a potential.